Bentrovati e salve a tutti. Oggi il mio percorso sarà tutto dedicato alle donne. Con questo, uomini, non sentiatevi per nulla esclusi, in quanto il mio approccio sarà sostanzialmente legato a Jung e quindi al concetto di polare di animus e anima. Quindi, per quanto saranno le donne le protagoniste vere, gli uomini nell'ascoltare potranno recuperare quella parte femminile che è in loro. E così come la donna, in questo caso, riesce probabilmente attraverso quello che è un percorso, qui arriviamo subito nel vivo della trattazione, riesce sicuramente a rintracciare la lupa, donne che corrono coi lupi, a rintracciare la curandera e il serpente, altro animale archetipico molto importante, amico delle donne. E attraverso la femminilità sacra della Scilla, la dea madre dei Celti, e questo percorso ritroveremo l'ape, il serpente ancora come animale, e ritroveremo una figura femminile che sopravvive dall'età del ferro, in tutta la zona che va dall'India all'Irlanda. In quelli che sono gli elementi ancestrali, primitivi e selvaggi più profondi. Ebbene, questo percorso vediamo che proprio Clarissa Pinkola Estes, che è una analista junghiana, ci dice che il suo approccio è quello dell'antropologo, in qualche modo archeologo, che va a scavare, a rintracciare attraverso miti, leggende, il folklore, gli archetipi, quelli che sono le figure, gli animali, ho appena citato, ma anche le figure più particolari, le fiabe, tutto un mondo che poi le donne, leggendolo, venendovi a contatto, meditandovi, riflettendoci in un modo che è molto vicino all'immaginazione attiva junghiana e quasi viene detto un materiale onirico che ci porta a una sorta di trance interattiva e si rintraccia quell'elemento selvaggio, istintivo, la lupa. La donna dello scheletro, delle ossa, che perennemente ricerca ossa nelle grotte, ossa di lupo, e il lupo. Il lupo è animale psicopompo che accompagna gli uomini nell'aldilà. E che sopravvive, è indistruttibile, è a contatto con i vivi e con i morti, è legato alla forza istintiva, terrena, protettiva, e proprio questo, la donna somiglia molto alla lupa, è robusta. È materna, è però anche profondamente sensuale, agguerrita, è piena di energia, di grande forza vitale, protegge il territorio, protegge i suoi piccoli, protegge le persone che ama e soprattutto se stessa. È pronta a difendere tutto e tutto in modo leale e in modo sempre dinamico. E vi è questo elemento gioioso, questa sensibilità acuta. Questo recuperare l'elemento istintivo, ferino, assertivo, che fa sì che la donna non voglia più compiacere, ma viene qui in mente la figura fortissima, ferina della Baba Yaga. La Baba Yaga è una strega. La Baba Yaga ha una bocca enorme che assomiglia a una vagina dentata. La Baba Yaga si nutre di sangue e quindi vi è questo elemento sanguigno, ferino, corporale che occorre affrontare dentro di sé.
in modo profondo, a volte anche un traumatico attraverso dei riti di passaggio. La Baba Yaga dimora in una casa che ha le zampe di gallina, che ha qualcosa di mostruoso, di strano, di strambo, di folle, e danza e barcolla e sembra che non sia mai così stabile. Segue un flusso, sembra un cambiamento e il suo riso è qualcosa di veramente di mostruoso, di deturpante, di deformante. Riappropriamoci di tutto ciò, che è qualcosa che spaventa profondamente. E allora molti di voi potrebbero a questo punto dirsi: ma io non sono questo, non sono una donna robusta, non sono una donna agguerrita, non mi sento l'energia vitale, ma anzi mi sento abbastanza floscia, molle e poco assertiva, delle due compiaccio gli altri perché ho sempre paura di quello che gli altri possono pensare di me, o comunque voglio piacere, quindi anche vado contro me stessa pur di fare questo, non difendo niente, non sono leale neanche con me stessa. E allora, oddio, e allora questo percorso non fa per me. E invece no. Donne o in qualche modo parte maschile degli uomini che poi però si rivolge al femminile, vi dico, no, in ognuno di noi c'è questa dea madre, c'è questa lupa, c'è questo elemento zigzagante, serpentino, di cambiamento, di contatto con la terra, di primitivo. E mi viene in mente ancora, perché qui viene citato in questo testo veramente molto denso, è un percorso antropologico legato al folklore, all'etnologia, molto interessante anche a livello culturale. Ma qui ne stiamo facendo una bandiera per recuperare l'elemento selvaggio, ferino. E attraverso quello che è quasi un vero e proprio, dando vita a un vero e proprio rito di passaggio, e quindi affrontando tutto ciò e recuperandolo attraverso questa trance immaginifica, questa reverie, questo sogno, questo elemento onirico, a volte spaventoso, e in ognuno di noi c'è. In ognuno di noi va solo recuperato, e perché diventi gioioso, però deve passare attraverso il trauma, la morte, l'uccisione di chi? Di tutti quei modelli che ci hanno allontanato da tutto ciò. Quei modelli borghesi, quei modelli legati anche alla filosofia platonica, in cui esistono il mondo delle idee, esiste l'iperuranio e il corpo è un cieco carcere che tiene imprigionato, e quindi il corpo non è così importante. Invece no, recuperiamo il corpo, recuperiamo le ossa, recuperiamo il sangue, barba blu. E qui arriviamo anche a un elemento maschile. L'uomo nero, l'uomo che fa pezzi le donne, l'uomo che in qualche modo se ne le nasconde nel segreto di una stanza, e la donna va là, non resiste, è troppo curiosa, deve andare là a sfidare l'ignoto. E è una fiaba agghiacciante, veramente orrorifica, che però ci fa recuperare quello che abbiamo represso. Chi siamo uomini, chi siamo donne, c'è un represso dentro di noi, legato proprio a questa visione di sangue, di segreto, di sensualità che viene consumata chiudendo a chiave. E allora recuperiamo quella chiave, recuperiamo quel sangue, recuperiamo quei brandelli di corpi. E ancora la Vasilissa. La Vasilissa rappresenta il passaggio, il rito di passaggio della bambina a donna. E anche qui il rito di passaggio non è qualcosa di indolore. È sempre legato a un elemento ferino, a un elemento perturbante. Uccidere la bambina che è in noi, la morte, dobbiamo passare dalla morte, uccidere la mamma per far nascere la donna, uccidere
per rinascere, un movimento, un mutamento che implica vita, morte, rinascita. Questi tre elementi li ritroviamo in tantissime culture diverse, non meno la megera, celtica, rappresenta proprio queste tre figure, la bambina, la donna adulta nel pieno della sua florida materna capacità sessuale, procreatrice, feconda, e la vecchia, rugosa, che ci rammenta la morte. E quindi queste tre tappe, questi cicli. E ancora abbiamo proprio la che sa be, colei che sa, che è una forza ineffabile, che attraversa il fiume, il rio Abajo, questo fiume che scorre e che rappresenta proprio il mutamento, le anse del fiume, il zigzag. E allora troviamo il serpente che così in questa sorta di romanzo, tra romanzo e l'iniziazione, la curandera, questa ragazza che vuole ottenere l'amore di un uomo, e sembra che tutto fa venire anche i nervi, perché sembra che tutto in lei sia basato la sua vita, la sua felicità, non su se stessa, ma sull'amore di questo ragazzo che tra l'altro è anche molto maschilista e la tradisce, va con altre donne anche senza farsi troppi scrupoli. E lei tutto vuole proprio in questo percorso per conquistarlo, e andando contro a suo padre, andando contro a se stessa quasi. E invece attraverso l'amore, amore prima di tutto verso se stessa, questa donna, questa Mantu, è innamorata di Juan, questo ragazzo bianco, e lei invece è di lingua quechua, è un'india, è di cultura andina, recupera questa cultura andina, recupera tutte le donne che sono in lei. E quindi dicevo prima, vedete che contrasto affascinante. Da una parte noi donne ci troviamo a dover, per recuperare noi stesse, uccidere la bambina che è in noi, quello che eravamo solo un minuto fa e che non siamo già più. E poi uccidere la madre che è in noi. È sempre un continuo rito di iniziazione per recuperare noi stessi attraverso la morte di una parte e la rinascita di un altro. Ma portiamo in noi tutte le donne. C'è questa dimensione universale, cosmica, la dea madre che è in noi. La pluralità di archetipi, di elementi istintivi, bestiali, che sono nella lupa, nell'ape, nel serpente, ma che sono nella terra, nell'elemento ferino e femminino, in termini universali, che quindi anche gli uomini possono recuperare. E qui c'è in questa iniziazione proprio, abbiamo detto, il serpente, lo sappiamo, è risaputo, il fiume, il serpente, le anse, il zizzagare, che rappresenta il movimento, così le scaglie del serpente, che cambia la pelle e che continuamente si rinnova. Il serpente striscia a terra. Noi anche qui siamo frutto di una cultura cattolica, cristiana, legata al serpente come un animale traditore, sibillino, tentatore, però in termini negativi, che striscia, quindi che è mellifluo, che è un animale da cui diffidare. È sicuramente un animale pericoloso, ma cosa non c'è? Cosa c'è che non sia pericoloso in questa vita? Ma la curandera aiuterà questa ragazza a osservare il serpente, amico delle donne,
vicino alle donne, a osservarne i movimenti, prima da lontano, poi sempre più da vicino, e il serpente verrà domato, domato attraverso la voce e attraverso lo sguardo, e diventerà parte di sé, energia. Questo strisciare è andare addirittura sottoterra, è un recuperare proprio l'elemento ancestrale, è ctonio della terra proprio. E scuro, ombroso, certo, perché la luce non può esserci senza l'ombra, che qui è elemento polare, e quindi lo strisciare per terra, guardando in alto, guardandosi attorno, ascoltando la voce della natura. Ci permette veramente questo tipo di operazione, di riapproparci del sacro, della dimensione sacra, che è una dimensione però, attenzione, non edulcorata, non, qui c'è una frase molto bella sulla dolcezza, in questo testo si parla di un selvaggio che può essere interno alla dolcezza, cioè la dolcezza può contenere il selvaggio, ma il selvaggio, al contrario, non può contenere la dolcezza. E quindi è un percorso in questo senso non scambievole, in qualche modo unilaterale o lineare, se vogliamo. Ma il movimento è sempre mutamento, è sempre flusso e non si può, ci si deve liberare dalla paura, non si può essere schiavi della paura. E di che cosa si ha paura? Se voi adesso, donne, mi rivolgo a voi dedico veramente con grande piacere questo percorso. Se voi adesso pensate, ma di che cosa ho paura? Ho paura del mio corpo, ho paura di quelli che possono essere questi istinti, questa donna sensuale, ecco, perché la donna è donna madre, donna legata alla procreazione, tutto è finalizzato a procreare, a portare avanti la vita, sì, ma con gioia, sì, ma non per obbligo, non per moralità. E allora, in un percorso scevro da moralità, in cui ci si risveglia al selvaggio, vi è questo Baobo, la dea panciuta, storie dell'oscenità, una donna che parla non con la testa, non con le idee, e qui vi stupirò, ma parla con ciò che ha tra le gambe. E di questo si ha paura, proprio di questo. E allora affrontiamolo e allora riscopriamone la bellezza, la forza, l'energia, senza proprio in noi, prima che con gli altri, prima che con l'uomo amato, prima che con un'altra persona, ma in noi questa forza, questa energia. E allora qui dice nel sacro, nell'osceno, nel sessuale, c'è sempre una risata selvaggia, in attesa, questa donna che ride, un breve passaggio di riso silente o la risata di una vecchia, o il respiro affannoso che è riso, o il riso che è selvaggio e animalesco, o il trillo che è una scala musicale, il riso è un lato nascosto della sessualità femminile. Riscopriamo questa risata, anche deforme, anche legata a qualcosa di deformante e di mostruoso che è in noi, ma che non ci può far paura, ma non ci deve far paura, ci può far paura, ma non ci deve far paura se poi ne scopriamo il divertimento, la forza. È fisico, elementare, appassionato, vitalizzante e pertanto eccitante. È una sessualità senza scopo. Ecco, vedete? Non per procreare, non per portare avanti la specie, così come ci hanno detto sempre le nonne, le zie, le religioni. È eccitazione genitale, è una sessualità della gioia. Una sessualità della gioia, ripeto.
Per un istante appena, un vero amore sensuale che vola libero e vive, muore e di nuovo vive nella sua propria energia. Mi emoziona. Parla di me, questa parte, non lo nego. È sacro perché è così salutare. È sensuale perché risveglia il corpo e le emozioni. È sessuale perché è eccitante, provoca ondate di piacere, non è unidimensionale perché il riso si spartisce con se stessi e con tanti altri, è la sessualità più selvaggia nella donna. Quindi vedete, mi sono emozionata, abbiamo quindi un contattare noi stesse in modo profondo, attraverso i traumi, attraverso la morte, attraverso le paure e anche la sessualità e anche il corpo in questo senso. Vi voglio fare vedere anche delle immagini. Le immagini, per esempio, di Brigitte o Brigitte, la dea del fuoco. Forza vitale, sessualità. I Celti adoravano questa dea che ha una radice, c'è questo legame tra la cultura celtica irlandese e il sanscrito, Briati, che significa l'esaltato. Nel suo ruolo cosmico, Brigit era la dea del sole, della luna. Del fuoco era la dea della conoscenza, delle erbe, delle arti, della filatura, della musica, perché la conoscenza, la sapienza, la dea Sofia dei greci non è solo qualcosa legato al mentale, ma quella curiosità è passione, è creatività, è energia vitalistica. È un'amalgama di tutte le idee antiche che vanno, che ritorniamo, che risuonano. È la dea, Parashakti, che racchiude in sé gli attributi di tutte le divinità minori. È la dea Mavè, un'altra manifestazione dell'energia ignea femminile. E perché la festa di Brigitte è il 1º febbraio, Imbolc? È perché nella tradizione è l'inizio, è la primavera, è il primo sole, il primo raggio. E qui abbiamo proprio anche questa forma di rombo, la croce di Brigitte, che è simbolo del sole e dei culti solari. E qui ve lo faccio vedere. Ecco, vedete? O ancora la croce di Brigitte è costituita da un cerchio che circonda una croce con delle braccia e ve la faccio vedere. La croce è nello stesso tempo il ciclo, l'elemento ciclico. E poi ancora anche vi volevo dare un'immagine dell'eroe e della megera, e vi leggo questo brano. Una volta i cinque figli del re supremo d'Irlanda se ne andarono a caccia assieme all'imbrunire, decisero di accamparsi, uno di loro andò in cerca di una fonte, tornò al campo senza acqua e disse agli altri: c'era una megera mostruosa di guardia al pozzo, non mi ha lasciato prendere l'acqua perché mi sono rifiutato di baciarla. Uno dopo l'altro, anche gli altri fratelli si diressero al pozzo, tornando al campo a mani vuote e raccontando la stessa storia, tutti senza una goccia d'acqua, a eccezione di Fiacra, che diede un fievole bacio alla megera, la quale in cambio gli promise un breve contatto con Tara. Alla fine il principe più giovane di nome Nial andò al pozzo e tornò al campo con un'abbondante scorta d'acqua. Non solo aveva dato un bacio alla megera, ma ci aveva fatto anche l'amore. A quel punto la megera si era trasformata nella donna più bella del mondo. Chi sei? Le chiese l'eroe. Sono la sovrana, la dea della terra, e poiché tu mi hai onorata, tu sarai il re supremo di tutta l'Irlanda, il tuo seme sarà presente in un clan. E così fu. E quindi riunirsi delle forze, e qui l'amore. E qui le forze che si riuniscono, spesso nelle tradizioni celtiche, ma anche indiane, c'è questo accoppiarsi del Dio con la Dea, del
del maschio con la femmina, di questi due elementi, e che dalla morte, dalla vecchiaia, dalla megera, dal deforme, dal perturbante sia di nuovo la rinascita, la vita, attraverso l'acqua. E infatti qui abbiamo per esempio altro elemento sono queste coppelle che ritroviamo in tante culture, e qui intanto vi faccio vedere la Scilla rappresentata. Abbiamo questi monaci irlandesi, tra cui questo San Colombano, che poi vanno a realizzare questo sincretismo tra i culti pagani della Dea Madre e il cristianesimo, e quindi la Madonna. E una Madonna libera, però, in questo senso, e rimangono nelle chiese proprio queste parti, questi bassorilievi. E si notino il collo a tubo, la testa triangolare pagana, gli occhi spalancati, il braccio alzato, il capezzolo in più sul seno sinistro e le pudende messe in risalto, tutti simboli della dea che si apre, segni che fanno riferimento alla gravidanza, alla maternità e ancora alle radici sanscrite che troviamo, questo legame tra il sanscrito, tra l'India e l'Irlanda. Il nome Naga. Un clan stanziato sulle montagne, la Scilla Nagig, e anche la parola ghee, che si riferisce al burro, ha un grasso prezioso per gli indiani e che ritroviamo anche in certe rappresentazioni e leggende fuoriuscire dalla vagina della Scilla. Come elemento di vita, di fertilità, addirittura la mucca bianca sacra, il cui latte veniva usato per battezzare, curare i neonati, e il burro era impiegato come medicinale o per mantenere accesa la fiamma di Brigitte. Vedete quanti riferimenti alla grande madre, al fuoco, all'elemento dell'acqua, come questi siti megalitici presenti in Irlanda, spirali, vulve, triangoli, seni, chevron, zigzag, anse e coppelle. Vedete queste coppelle che si riempiono di acqua, quindi l'acqua come simbolo rigenerante di vita. Li ritroviamo in Africa, in Australia, in Nuova Zelanda, in Siberia e nell'Artico. Sono gli occhi della dea. Pensate, questi simboli si trovano su grosse rocce disseminate in tutta Europa. I fori rappresentano questi occhi da cui la dea vede tutto e l'acqua piovana si accumula dentro di essi, simboleggiano la sua capacità di fornire l'acqua di vita, la fonte di vita. E anche la triplice spirale, vedete, questa la ritroviamo molto spesso, anche ai mercatini quando andiamo a comprare dei ciondoli o degli orecchini, e queste spirali celtiche sono importanti perché vi è l'elemento esterno e il movimento interno. Quindi abbiamo l'elemento centrifugo e l'elemento centripeto, e il sempre andare avanti e indietro, come per le leggende sulla foca, che rappresenta, e qui salto alle donne coi lupi, un altro animale importante, un elemento grosso, ricco di grasso, che la foca materna simboleggia il ritorno a casa. Ognuno di noi ha la sua casa, che può essere simbolicamente, è olografica la casa, può essere un mare. Può essere come nel caso della foca, può essere un tronco d'albero per le ninfe, i folletti, le driadi, può essere una capanna, una grotta o una vera e propria dimora da cui entrare e uscire, movimento interno-esterno, tornare all'interno, proteggersi, proteggere i propri cari, trovare rifugio nei momenti più duri, più difficili, quando fuori c'è tempesta, e poi tornare fuori. Ed è proprio là, poi tornando fuori, che nella tempesta, che si scopre la tempra, la forza del navigatore o delle navigatrici che sono in voi e che attraverso questi percorsi sicuramente recupererete, perché
Anche chi si è più allontanato da queste prospettive, chi è più lontano, chi magari ha subito anche degli abusi, donne ferite, delle violenze, ecco, che possono però recuperare, non senza sforzo, non senza dolore, ma proprio attraverso questi percorsi, avvicinarsi pian piano e ritrovare la forza dell'ape laboriosa che col suo ronzio allieta e andando da un fiore a un altro e succhiando il nettare addolcisce. Ma la dolcezza è nel selvaggio, ma il selvaggio non è dolce. Il selvaggio è anche la Baba Yaga, la Vassilissa. O quella bambola, quell'homunculus che viene dato alla bambina nel suo percorso e che rappresenta l'elfo, il folletto, l'omino interiore o la donnina interiore che abbiamo ognuno di noi e che lavora, lavora pian piano. Lasciamola parlare anche nel silenzio, anche nella visione di queste immagini archetipiche che pian piano riaffiorano in noi dall'inconscio e ci rimettono in contatto con noi stesse, con gli altri e con quella dea madre, quell'elemento cosmico che pervade il tutto, anche l'elemento maschile, il Marevè, il curandero, che può essere maestro, guida, saggio, il mago. Anche qui, e che, di cui volutamente ho accennato, parlato, ho voluto coinvolgere, ma che ho lasciato anche un po' in disparte per dare spazio, non in termini un po' femministici, per partito preso, ma volutamente per dare spazio alla bellezza di quella gioia, di quella danza, di quel fuoco, di Brigitte, di Ceridwen, delle dee guerriere, corvo, spesso raffigurate anche come volatili, di quel lupo, di quel cane addomesticato che ci accompagna nell'aldilà di tutti questi percorsi. Buon percorso a tutte voi, donne.